Buongiorno, grazie alla città metropolitana per l'opportunità che dà a me, ma dà al nostro territorio, di raccontare qual è la situazione attuale per quanto riguarda il cannabis occidentale. Purtroppo la situazione è anche da noi difficile, direi per certi versi drammatica, in linea con quelli che sono i dati che ci arrivano a livello nazionale e anche a livello regionale. Sono tanti i cittadini che sono risultati positivi al tampone, ogni giorno sempre di più, e sono tanti i cittadini, le famiglie che sono costrette giustamente al regime della quarantena. Nel momento di difficoltà è bello constatare come ci siano tante persone, tanti volontari, in modo particolare è bello tanti giovani che si sono resi disponibili ad aiutare chi più ha bisogno, in modo particolare gli anziani, le persone che sono costrette a casa appunto per il periodo di quarantena o le persone che per vari motivi hanno necessità di avere la spesa a casa, non possono uscire per andare ad acquistare le medicine, quindi ci sono la Croce Rossa che consegna i farmaci a casa, oppure tante persone volontarie che si sono resi disponibili a sensibilizzare le persone con megafoni, con anche modi gentili di chiedere alle persone di non uscire di casa. Tanti commercianti si sono organizzati per portare a casa la spesa. Abbiamo creato una piattaforma molto bella, cosiddetta Commercio Gentile, grazie al nostro assessorato alla gentilezza e all'assessorato al commercio, che hanno fatto sì che in poco tempo si siano raccolte più di 50 commercianti che in modo molto, molto spiccio e rapido e semplice, con una piattaforma veloce, riescono a recepire l'ordine e a consegnare la spesa a casa. E poi ci sono delle iniziative un pochino più folcloristiche, ma comunque belle, che danno un segnale di speranza. Ad esempio, tanti cittadini hanno esposto la bandiera. Tra l'altro, ieri 22 marzo era anche l'anniversario della consegna del titolo da parte di Re Vittorio Emanuele, del titolo di città alla nostra città di Rivarolo. Ed è significativo e bello anche un po' particolare l'iniziativa di un nostro concittadino che è dirimpettaio del comune, infatti l'ho sentito questa mattina, che tra l'altro è anche un consigliere comunale, che ha deciso di rallegrare un pochino queste mattinate grigie dei rivarolesi con un altoparlante, dei megafoni messi al balcone di casa, in cui tutti i giorni a mezzogiorno fa suonare l'inno di Mameli e poi l'inno degli Alpini e poi altri inni che di giorno in giorno lui va a cambiare e da modificare. È una bella iniziativa simpatica che ci permette un pochino di guardare con un pochino più di speranza al futuro, un futuro che, se noi lo vogliamo veramente vedere un pochino più roseo, dobbiamo oggi fare un po' di sacrifici e quindi rispettare quelli che sono i decreti che a livello regionale, a livello governativo, ma anche a livello locale vengono di giorno in giorno emessi. E quindi quello che non mi stancherò mai, continuo a dire ai cittadini, cerchiamo di uscire il meno possibile, solo in caso di estrema necessità, e quindi il messaggio è restiamo a casa. Quindi se vogliamo poter stare più vicini domani, e speriamo che il domani sia dietro l'angolo, dobbiamo oggi rimanere più lontani. Grazie a tutti e speriamo che questa brutta storia finisca presto.